riuscendo. Come preferisci, dove ti rimane più comodo, in piedi o seduta, come preferisci. Dunque, parlare di Shoah per me ormai è diventato il mio pane quotidiano. Certamente sono una persona che ha delle ferite molto molto profonde e voi tutti lo sapete. In questi giorni mi viene spesso in mente una vecchia canzone che conoscerete di intitolata Auschwitz di Cuccini, che è molto, molto bella, molto tenera, molto dolorosa. È un bimbo che la canta e dice: sono morto per un bambino, insieme ad altri 100, sono passato per il cammino ed ora sono nel vento. Quando sento queste parole, penso ad un mezzo di bambini che potrebbero cantare veramente. E penso ai miei 11 cuginetti, il più piccolino aveva 18 giorni, che non ci sono più e che veramente sono nel vento, per cui mi sono sempre rifiutato di andare ad Auschwitz, invitata varie volte anche da dottori e da altre persone, perché so che non c'è più niente, c'è solo il vento che ha portato via tutto quanto. Quindi perdonare e perdonare per me non è possibile, dimenticare ancora di meno. Però sono un po' spaventata da dire no, ti puniremo, faremo questo, faremo quell'altro, perché è nella testa di queste persone che bisogna arrivare ed è per questo che io accetto sempre ogni volta che mi chiamano di andare in qualsiasi parte per parlare ai ragazzi, agli studenti, agli universitari, qualsiasi posto mi chiamano, perché forse battere sempre su una cosa mi pare impossibile, che arriva un momento che diranno: non me l'hanno mai detto, stai mentendo. Si scrivono sui muri Anna Frank, sei una bugiarda, poi se la prendono con il mio amico Riccardo, che io gli voglio il mondo di bene, però loro sanno in fondo dentro di sé che quello che dico è vero, è la prova che non ho mai avuto niente che mi fermasse quando parlavo. Anzi, in genere mi chiedono, mi si affollano tutti intorno e mi dicono quando ritornerà, quando verrà ancora da noi. Questo non perché non si debbano scegliere delle leggi che possano calmare questa violenza che spaventa, noi certamente spaventa e disorienta. Però sono anche convinta che parlare e andare nei luoghi e portare prove, io credo che serva. Anche se qualcuno dice: ma ancora pensi a queste cose, ormai basta. Io credo che rimanga nell'anima loro, se poi mi ricercano, mi richiamano di nuovo per tornare. Mi auguro comunque che qualcosa si smuova, perché veramente è molto triste per chi ha passato tanto dolore sentire che tutto è stato inutile, che le morti non sono servite a calmare l'animo di queste persone malvagie. Io voglio soltanto dire: facciamo qualcosa tutti, insieme, ma anche la parola deve servire. Anche avere sempre un dialogo, qualcosa, credo che anche questo possa servire, anche se sembra difficile. Siamo sicuri che vi gireremo attentamente sulla camera, non ho dubbi che manterremo il volto. Grazie.